Piccola pausa questa mattina dalle riprese per il cast di To Win, il film prodotto da Riccardo Scamarcio per la regia di Stefano Mordini, che in questi giorni ha come location il lungomare Calvino e piazzale da Porto a Sanremo. La città si è prestata come set per rievocare i fasti del rally di Sanremo e Monte Carlo nella stagione 83, con la grande rivalità tra Lancia e Audi. Ci presenta il film proprio Riccardo Scamarcio, particolarmente atteso quest'oggi, in comune a Sanremo. Stiamo girando una parte del film qui a Sanremo, di questo film che si chiama To Win, con la regia di Stefano Mordini, con me protagonista, ma c'è anche Daniel Brühl, Volker Brook, Katie Clarkson Hill, Esther Garrel, Giorgio Montanini, insomma tanti, un cast internazionale molto importante. Ed è una produzione Le Boschi con Rai Cinema e Hanway Film per le vendite internazionali, con Jeremy Thomas che coproduce il film. È un progetto molto ambizioso e siamo grati alla città di Sanremo che ci ospita, e grazie al sindaco Bianchieri, che è una persona veramente molto molto gentile, che si è messo a disposizione, ci ha dato il supporto logistico, e voglio ringraziare la città, i cittadini di Sanremo, e anche scusarmi se magari stiamo dando qualche fastidio, ma vedrete che insomma è anche una cosa molto bella, perché il film è già stato venduto in paesi molto importanti in tutto il mondo, in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Indonesia, chiaramente paesi più importanti, in Francia ovviamente, Inghilterra, Stati Uniti, Russia saranno i nostri prossimi obiettivi. Il film è girato anche in inglese, per cui avrà una larghissima distribuzione in tutto il mondo e potrebbe essere una grande occasione per mostrare la bellezza di questa città. Sanremo non ha bisogno di promozione come città, perché ne ha già di visibilità, però essere anche set di film può dare una nuova chiave alla città. Voi girate tutta Italia, tutta Europa per girare film, e le città guadagnano molto a livello di immagine. Sanremo può cercare una piccola svolta anche come set cinematografico? Ma sì, questo sicuramente potrebbe succedere, però non è vero che Sanremo non ha bisogno di promozione, perché in Italia è molto conosciuta, ma c'è tutto il resto del mondo che bisogna far conoscere questa città meravigliosa, perché veramente lo è, e lo sapete, insomma voi ci vivete, non c'è bisogno, adesso non voglio sembrare fare queste sviolinate, però lo penso davvero. Per cui poi non è soltanto Sanremo, c'è tutta la costa, c'è Bordighera, altri paesi. La Liguria è una regione meravigliosa, per cui diciamo è chiaro, questo è un progetto internazionale, quindi viaggiando nel mondo magari qualcuno vedrà il film e dirà: ma dov'è quel posto? Ma dov'è quel posto bellissimo con queste case pazzesche, con i fiori? Ecco, ma Sanremo, ecco, magari andiamo in vacanza a Sanremo. Questo è importante, il turismo sappiamo che è una risorsa fondamentale, e poi soprattutto questo è un film, al netto della promozione del territorio, un film che promuove un'identità culturale, un modo di essere, un modo di vedere le cose diverso, che è il nostro modo italiano, è un pochino più artigianale, un pochino più comunitario piuttosto che sociale, no? Questo è un tema fondamentale del film, per cui è una promozione non soltanto alla Liguria, non soltanto a Sanremo, ma all'Italia tutta, alla nostra cultura.